Ciao Mattia, benvenuto. Ciao, grazie Giorgio. Ma IRO94 ha un significato particolare come username? No, in realtà no, non ha un significato particolare, è semplicemente un nickname che mi sono scelto quando ero adolescente. Tra l'altro, questo è uno anche dei primi forum in cui mi sono iscritto. Se non mi sbaglio, sono iscritto dal 2009 o dal 2010. L'ho visto Sì, di confermo. recente, quindi ero un adolescente in erba. Bene. Ma quindi hai iniziato a fare modellismo da adolescente e con cosa hai iniziato? Sì, ho cominciato a fare modellismo da giovanissimo. Diciamo che io ho cominciato con questa qua, in primis, con una Thunder Tiger TS4, Ah, quindi la una famosa. raccolta Sì, editoriale esatto. della La Sharp. famosa raccolta che si vedeva in televisione in quegli anni, esatto. Diciamo che avevo visto questa macchinina, insomma, da buon adolescente, insomma, ho voluto un attimo provare, insomma, l'ebbrezza del modellino. Sì. Quindi Anche l'idea, insomma, di costruirlo insieme al babbo mi piaceva. hai avuto la costanza di raccogliere tutti i numeri e Sì, montarla. Un ha avuto quella costanza. anno ci hai messo. Se non ricordo male, sono un centinaio di uscite. Sì. Tra l'altro, insomma, 10 euro a uscita, insomma, vi lascio un attimo immaginare all'epoca, vi faccio fare quattro conti, insomma, su quanto sarebbe costato questo modello. Sì. Però Però beata ignoranza, ecco. poi Sì, ti sei ripreso, diciamo. diciamo che mi sono ripreso. È stata diciamo un'avventura padre e figlio, da cui insomma è partita questa passione. Ma tuo padre Però era no, già modellista o ha iniziato anche lui con questo mio padre movimento? diciamo semplicemente assecondava i miei vizi. Bene. E quindi niente, diciamo, ho cominciato questa avventura con questo modello, solo che comunque un po' l'inesperienza, un po' una serie di cose, diciamo, dopo un pochettino di tempo me lo sono trovato molto stretto questo modellino, nel senso un po' l'inesperienza, un po' anche il fatto che avendo una trasmissione a cinghia era una macchina molto delicata da utilizzare in piazzale, sostanzialmente, quindi diventava anche poco sfruttabile. E da lì ho dato un'occhiata, insomma, ad altre alternative, tra cui, insomma, quella più papabile all'epoca erano i Monster Truck. Io vedevo i video dei Monster Truck, insomma, che facevano dei salti, che andavano in mezzo alla sabbia, in mezzo ai terreni, e dalle mie parti, essendo pieno, insomma, io vivo a 5 km dal mare, quindi vivo in una località turistica, in mezzo alla campagna, quindi sarebbe stato proprio l'ideale. Quindi, insomma, il Il passo passo successivo è successivo stato quello. è un MTA4 S50 con motore 8,2 centimetri cubici, quindi derivazione degli elicotteri da modellismo. Sì, questa era Sempre una bestia in confronto. era una bestia, era anche più grande, scala 1:10 rispetto alla scala 1:8, quindi era molto più soddisfacente, insomma. Utilizzarlo, aveva un comportamento differente, una potenza esplosiva. Diciamo che era il classico giocattolo da buttare in mezzo alla Beh, strada per fare. giocattolo, io mi offenderei se Sì, chiamarlo così. è la classica bestia, insomma, da buttare in mezzo alla strada Dal gas. da fare spettacolo anche. Comunque, un pochettino come Monster Jam che si vedeva in televisione, insomma, aveva il suo perché, ecco. L'appetito vi è mangiato, insomma, e devo essere sincero, mi sono portato a casa anche altri modelli, pian Ma ogni volta cos'è? piano. Vendevi, ricompravi e reinvestivi? Sì, diciamo di sì, che a volte reinvestivo, a volte li compravo e basta, insomma. Avevo 16 anni, insomma, lavoricchiavo. Certo. Un po' i risparmi dei compleanni, insomma, non ho mai avuto
vizi tipo del fumare, insomma, queste cose qua. Quindi io riuscivo comunque a mettermi da parte tutti i soldi e li spendevo solo su quelle. Bene, bene. Hai qualche altra foto di modelli che hai avuto da farci vedere in passato? Sì, certo, assolutamente. Allora, io un altro modello che ho avuto, ad esempio, è questo qua. Questa è una Mugen MBPX 6 che tra l'altro ha una storia un pochettino buffa perché io era un periodo insomma in cui avevo il Monster Truck, avevo rovinato il motore che c'aveva suo di serie e quindi mi sono messo di fronte all'uscio di casa per fargli il rodaggio al motore nuovo. E di fronte a casa, insomma, esce il vicino che vede la macchina e dice: "Ah, caspita, che bella, no?" Se sei interessato, comunque, io insieme ad altri amici miei abbiamo una pista, gestiamo una pista per giocare insieme a noi. No? Ho fatto anche qualche garetta, più di una, se devo essere sincero. Ho fatto qualche garetta con somma No, perché vedo lì soddisfazione. nell'angolino una coppa, allora ho detto, mi sono posto la domanda. Sì, allora quella coppa in realtà l'ho vinta con lei, quindi io l'ho vinta in occasione di una gara fatta con questa. C'è stato anche un periodo dove ho avuto una decina di modelli, se devo essere sincero. I Monster Truck li ho un pochettino maneggiati tutti. È un garage molto, molto grande, avrei Sì. avuto. Per assurdo, quanto sono più piccoli i modelli, più difficili sono da guidare. Sì, in fuoristrada è inguidabile una macchinina così. Sì, no, vabbè. Lo avevo di una mano. Una potenza esplosiva. Questo già in scala 1 a 18, un pochettino più grande. Alla fine li ho venduti. Io li ho venduti quasi tutti. E devo essere sincero, sono riuscito anche a raccogliere un pochettino. Perché se fai l'acquisto oculato in qualche modo quando lo vendi tantissimo, ecco, al massimo comunque in miscela, in gomme, cioè in tutte le cose di consumo. Ma Sì, concludendo, di tutti pronti per questi anni di sfuggire. modellismo, cosa ti è rimasto? In questi anni di modellismo, allora, è comunque un'esperienza non tanto nel montare e smontare, cioè è più che altro l'esperienza insomma nel crescere un hobby nella sé. Quello che mi è rimasto più di tutto sinceramente sono le amicizie. Hai fatto una domanda dico molto importante, molto pertinente, perché comunque in questo mondo hai la possibilità di conoscere tanta gente comunque e di divertirti insieme, quindi sicuramente le amicizie con cui ho avuto a che fare, le amicizie passate e quelle che sono rimaste, insomma, sono stati determinanti in questo hobby. In Sì, qualche ti hanno modo, diciamo che traghettato da adolescente a uomo, praticamente. sì, esatto. Tra l'altro, poi io ero sempre il più giovane di tutti, insomma, la maggioranza delle persone erano comunque più grandi di me, quindi in qualche modo mi hanno cresciuto loro, fra virgolette. Sicuramente la cosa più bella del modellismo è questo, conoscere gente e divertirsi insieme a loro. Io ti ringrazio tantissimo, Mattia, è stato un piacere Grazie e a te, Giorgio. poi ci vediamo sul forum. Sarà fatto. Arrivederci, Ciao! ragazzi.